Tra coloro che in questi giorni si sono recati a Villa Orizzonte c'è stato anche Domenico Savio, consigliere comunale di Foria e segretario generale del PCML, il quale, dopo aver promosso nei mesi scorsi assieme ai partiti della sinistra isolana un presidio davanti all'ufficio ASL di Ischia contro l'accorpamento dei servizi sanitari presso l'ex Hotel Stefania, ha annunciato ricorso alla magistratura affinché i degenti di Villa Orizzonte non lascino la loro sede. Siamo qui, faremo tutto quello che è possibile. Vedremo di assumere, perché già abbiamo assunto delle iniziative, di assumere un'altra iniziativa attraverso un esposto alla magistratura, alla Procura della Repubblica, perché qualcosa si possa muovere per fermare questo che è un autentico scempio sociale, il trasferimento di questi malati nell'ex albergo.